Volevo chiederle se potesse illustrarci questo progetto per Librino. Si tratta di un accordo che l'amministrazione penitenziaria sottoscrive col Comune di Catania per consentire a delle persone in questo momento detenute perché condannate di poter svolgere la loro attività gratuitamente e volontariamente a favore della collettività di questo quartiere. Noi abbiamo esperienze di questo tipo in altre 100 strutture penitenziarie nel nostro paese, sono circa 1000, più di 1000 i detenuti che in questo momento sono impiegati in tutta Italia in attività di questo tipo, che sono ovviamente molto ben accolte dalla popolazione detenuta perché sono delle occasioni che vengono fornite ai ristretti per poter anche dare un contributo alla vita esterna e poi sono ovviamente crediti anche sul territorio. Va bene, grazie. Posso dire che sicuramente svolgere un'attività nel solco della rieducazione, riavvicinando le persone che hanno commesso dei reati, non solo a una condizione diversa e più praticabile socialmente, ma anche al proprio quartiere, che è il luogo nel quale si hanno le radici e nel quale occorre che poi siano ricollocati nelle migliori condizioni, è un'operazione importante che lo Stato, il volontariato possono realizzare. Allora, è un progetto al quale Piazza Lanza aderirà grazie al contributo che daranno delle detenute. Sono, diciamo, le potenzialità di questa tipologia di progetto, noi le conosciamo molto bene perché le abbiamo già sperimentate anche in passato. Noi offriamo del lavoro che viene svolto ovviamente su istanza, su base volontaria da parte delle detenute, alla collettività, che consente di dare vantaggio al territorio e a noi, alla detenuta. Perché dico questo? Perché il detenuto che partecipa, che noi selezioniamo sulla base della pericolosità, che ovviamente è ridotta, è un detenuto che ha la possibilità di sperimentarsi in un'attività che comunque è un'attività lavorativa, che viene svolta come volontariato, ma che è un'attività lavorativa, che quindi dà alla persona una professionalità, un'esperienza. Dall'altro lato dà la possibilità di riscattarsi a chi per definizione nasce come categoria vulnerabile, perché è inevitabile che chi commette un reato diviene una entra a far parte di una categoria di soggetti che non si possono non considerare tali.